Sotto un cielo nero nero, sopra una collina scura scura, c'è una casetta grigia grigia. Tutto intorno vento, tuoni, fulmini e cornacchie. Lassù è buio pure di giorno. Le persiane sbattono, le porte cigolano. Chi può abitare in quella casa se non un fantasma? Uno piccolo piccolo, sì, un fantasmino, solo soletto. Nessuno lo viene mai a trovare, lui si annoia parecchio. Ma un problema molto più grosso, lui che dovrebbe spaventare adulti e bambini, sembra impossibile, ma ha paura di tutto. Pure la sua ombra lo spaventerebbe se solo l'avesse. Il fantasmino ci prova a essere coraggioso, ma niente. Gira l'angolo, si esercita a ruggire, ululare, ma al primo scricchiolio fugge, si nasconde nell'armadio o sotto il letto. In quella casa abbandonata sale, scende, gioca e si spaventa. Oggi è il primo piano, ieri in cantina, domani in soffitta. Un giorno che è lassù, dei colpi sente. Boom, boom, boom. Sempre più forti, vengono da un baule. Scappa, corre, inciampa, precipita, poi ritorna. Che curiosità! Quant'è pesante quel coperchio, lui troppo gracile, impaurito e piccoletto. Ma spingi oggi, spingi domani, ce la fa, lo spalanca e non c'è nessuno. O forse sì. Eccolo che esce. Ma chi è? Un orco, piccoletto, proprio così, un orchetto. Perché la regola dice che mica sempre gli orchi sono giganti e la cosa più buffa è che pure lui ha paura di tutto. Ma insomma, qualcuno potrebbe protestare. Già è strano credere a un fantasma spaventato e ora arriva un orco piccoletto e pure lui caca sotto. Come se non bastasse, uno è muto. L'altro sa grugnire soltanto. Ma uffa! Che storia è?